di MTGQ, sono Matteo Facchini e sono in compagnia di Claudio Bonanni, che non ha bisogno di tante presentazioni. Ciao a tutti. Ed è presente anche con lui, non doveva esserci però c'è sempre, perché è sempre nei nostri cuori, Andrea Boccia. Quindi sempre carico. Qui per parlare del GP di Praga, che ha visto trionfare Rodrigo Togores. Ci scambiamo qualche domanda. Dunque, Claudio, vorrei, siccome tu hai giocato più di me a questo GP, vorrei insomma sapere cosa ne pensi, come ti è andato, come magari cosa è stato di diverso rispetto a Lille. Beh, allora, il GP non è andato benissimo, ma non è andato neanche malissimo, cioè nel senso che sono partito male, perdendo al primo turno da Ant, tra l'altro, un po' per un mio errore, un po' perché l'altro ragazzo ha trovato la carta che gli serviva, però vabbè, ci sta. E poi com'è andata? Ho chiuso praticamente il day one con 3 perse, non avendo bye mi sono dovuto fare proprio tutti i turni. Il day 2 sono andato in perfect, ho perso l'ultimo turno dal quinto Eldrazi dei 2 giorni che mi sono beccato. Quinto? Sì, solo quinto. Okay. Mamma mia! È stato un morire, ho vinto contro 4 appunto e ho perso contro l'ultimo. Tu giocavi? Io giocavo la mia versione sì, di Mira con i Days e Mentori. Ah, con i Days anche. Sì. Sesso! Il bombozza mette in chiaro subito le cose. Un po' di peperoncino. Sì, un po' di peperoncino. Ma sostanzialmente io credo che sia stato diverso, perché anche non avevo i bye quest'anno. Infatti quando c'erano tipo i trial che organizzavano qua in Italia, io ero a Londra per fare il tirocinio dell'università e me ne sono, cioè non ho fatto neanche un trial sostanzialmente, quindi ho avuto un po' da fare. Però io ho avuto difficoltà a trovarli, più che altro i trial per Praga. Sì, infatti, avrei fatto. Ce n'erano anche pochi in giro, sì. Vabbè, ma lui lì a Londra andava a bordelli, in sostanza, altro che trial. Faceva bordello, dai. E quindi, cioè, tu hai chiuso il GP 11-4. Sì, però contro Eldrazi con 4-1. Cioè, quindi hai quasi sfatato il mito che Eldrazi è un matchup negativo per Miracle? Beh, allora, diciamo che non è mai facile il matchup. Allora, tipo, questa versione che mi ha battuto aveva Revoker nel main deck, eh? Quindi, cioè, è stata un'altra cosa. Però, diciamo che anche la mia versione sta meglio di quella classica, perché comunque Days a volte, anzi, spesso è stato inaspettato e magari sulla spell chiave può dare fastidio, e Mentore in 4 copie mi aiuta parecchio. Quindi, insomma, sono sempre partite molto toste, di solito, cioè, ho sempre vinto 2-1, capito? Quindi non è che è stata tosta la cosa. E credi che, cioè, una domanda un po' così, avevi qualche touch di side o addirittura di main specifica contro il Drazi, contro questo... Di side mazzo? Sì, avevo due Blood Moon. Sesso! Blood Moon, devo dire che specialmente in Modern fa molto sesso. Però vabbè, non parliamo di Modern oggi, parliamo magari un'altra volta. Io mi aspettavo appunto Eldrazi, come si cadessero, e alla fine sera. E sei contento della versione che hai portato? Non sì. Hai voluto tipo giocare una lista più classica, se vogliamo, con diciamo come quella di Angel? Allora, no. All'inizio ero partito per non portare Miracle, la mia versione, perché avevo fatto 2 big event qua in Italia ed ero finito in fondo alla sala subito, praticamente. Che big event hai giocato? Avevo fatto Lovino Spring e Four Season, che è stato a Bologna. E ho fatto 0-2-0-2 con lo stesso mazzo. Vabbè. Banane! Dai.
E quindi, sai, poco prima di un GP, porti il tuo mazzo e fai 0-2-0-2, sei un po' scoraggiato. Poi ho detto, guarda, alla fine porto questo perché è un mazzo che so, conosco meglio, e gli ho dato l'ultima chance. E alla fine comunque ha ripagato, perché comunque dai, è un risultato abbastanza modesto, che se, ripeto, secondo me se avevo i bye sarebbe stato un altro GP. Non credo di fare come ho fatto l'anno scorso, però almeno magari sai, top 16, top 32 poteva essere più fattibile con due vinte, certo, di base. Beh, comunque diciamo che può essere letto come una tua conferma ad alti livelli, perché comunque andare in semi-perfect in day 2 e comunque strapparla in 6-3 al day 1, beh, comunque una prova di continuità. Sì, io sono abbastanza... La vedo così, almeno. Sono abbastanza severo come stesso, però oggettivamente, insomma, è andata meglio di molti altri che avevano anche i bye e, insomma, sono andati in fondo alla sala dopo, già al day 1. Ma tu che hai più esperienza di me con i GP, perché io alla fine questo qui è stato soltanto il primo con veri obiettivi alti, cioè che poi per quanto mi riguardava il mio obiettivo era fare dei due, mica nient'altro. Ma quindi tu hai fatto 0-4? Io? Sì. Io ho fatto 4-4. Vabbè dai, partendo da 0-4 poi vincerne 4 di fila, mica è semplice. Mazza, no, sempre no, spiritoso. Sono partito 1-0, poi ho perso la seconda, sono andato 4-2, poi ho perso le altre due, mi pare, cioè una roba del genere. Va bene, dai, Claudio, cos'è che stavi dicendo? No, stava continuando Matteo. Quindi sei anche riuscito a interrompere. Ah no, volevo chiederti, effettivamente, secondo te, quanto spostano i bye? Cioè, è una favola oppure... Guarda. Perché in un torneo così grande, i bye possono essere importanti oppure no? No, guarda, allora, okay, secondo me non mi toglierà mai dalla testa nessuno che anche una partita vinta fa la differenza tra fare top 8 e no. Cioè, secondo me, veramente, chi non lo vede, boh, non lo so, o è cieco oppure non saprei. Perché... Se tu ci pensi, a volte anche vincere una partita contro un matchup che magari è negativo per te, quanto ti può cambiare il torneo, ok? Magari tu, appunto, che giochi Ant, vinci contro il Drazi, che di solito ci perdi, poi magari perdi contro un altro matchup, capito? Però avendo vinto dal Drazi, magari tu vai su una perse e basta, invece che andare su due perse. Questa, cioè, è una cosa che non tutti magari vedono, però in realtà c'è. È molto importante, anche solo un game fa la differenza. Quindi penso di non partecipare neanche più se non ho, al prossimo GP se non ho i bye. Sì, adesso Riva mi aveva anticipato una cosa che non so se è vera, ovvero che gli unici bye saranno distribuiti ai side event. Questo non so, non mi sono interessato. Sì, sarà o ai side event oppure per i punti accumulati durante la stagione. Per i punti, per classifica. Esatto. Beh, per certi versi invoglia i giocatori tipo noi, un pochino più amatoriali se vogliamo, non familiari con i formati Wizard, a sbatterci un pochino di più durante, sì, diciamo che è più un'altra stratagemma di Mamma Wizard, secondo me, per portare l'acqua sul mulino, però gioco loro e noi ci dobbiamo adattare. Va bene. E anch'io avevo qualche domanda per te. Allora, innanzitutto, se ti aspettavi degli italiani in top quest'anno? Guarda, non lo so, beh, fare top a un evento del genere è qualcosa di veramente particolare. Gazzola, quando l'ho visto giocare, tutte le volte che l'ho visto giocare, aveva veramente la chiappa tonicissima, quindi non lo so, si è confermato, ha fatto un bellissimo torneo, veramente straordinario. Quindi sono felicissimo per lui, perché è un ragazzo simpaticissimo. Però personalmente penso che il livello degli italiani sia cresciuto in questo anno, anche con nomi nuovi, perché per esempio Gazzola, insomma, è sempre stato, cioè, ha fatto bene,
ma è cresciuto molto nell'ultima stagione. E ha, insomma, anche altri nomi. Molti hanno fatto dei due, molti a metà voli alti, quindi direi che per il gruppo italiano è stato un ottimo GP. Sì, sono anch'io stato contento per Gazzola. Tra l'altro, il giorno prima, ma mi era molto insicuro su che mazzo portare. Mi aveva chiesto cosa ne pensavo. Io ho detto: guarda, porta il mazzo che conosci meglio, perché poi è quello che paga, secondo me. Più che il mazzo in sé, che ovviamente più è forte, meglio è, però il saperlo giocare e saperlo giocare bene in questi big event vuol dire tanto. Sì. Quindi secondo me ha fatto poi la scelta migliore che poteva fare, insomma, infatti è andato in top 8. Poi, domanda al giocatore di combo: cosa ne pensi del must di Togores, della build? Allora, la build ce l'ho sotto. Non sono un fan dello split 3-3, 3 Cabale, 3 Lures, però c'è da dire che molto probabilmente, anzi al 99%, queste 75 carte sono le più forti che si possono mettere insieme per giocare contro Miracle e vincere. Molto probabilmente. In più ci aggiungiamo che lui è un giocatore estremamente esperto, estremamente bravo e ne ha dato anche prova sotto le telecamere di essere molto preparato, molto Sì. bravo. È famoso, ha fatto degli ottimi risultati in giro per l'Europa negli ultimi 2 anni. Quindi, insomma, il giocatore c'è, il mazzo l'ha settato veramente bene, quindi Ma tipo carte come Rain of Field, cosa come le vedi? Cioè. allora, premettiamo una cosa, che i giocatori di Storm storicamente, cioè per la mia esperienza che ormai è, insomma, abbastanza considerevole, stanno molto sulle loro mattonelle, non gli piace sperimentare tante cose diverse. Vado a comprare i preservativi. Da cosa cazzo esce questo? Bozza, bozza, No, il momento boccia è il questo. momento Il momento boccia, boccia. boccia on fire. Rain of Filth è forte perché specialmente con Dark Petition, che però non gioca, è un rito in più. A me piace di più nelle liste con doppia Dark Petition. Che Non è lui non gioca. fortissimo né contro Calice né contro Counterbalance, però è una carta che ci può stare. Io preferirei con una lista del genere giocare per esempio il secondo preordine. Però insomma, Anche il sicuramente quarto scartino ci potrebbe stare, forse. il Il settimo. settimo, scusa, cioè la quarta cava al Terrapin, in questo senso. No. Anche però boh, io ho sempre giocato a 6, Ah, sei. quindi Ok. cioè, sono due diverse scuole di pensiero. Per esempio, Guidi, il mio teammate, gioca sempre a 7. Bazzan, conosciuto di più, Marco Moda, gioca sempre a 7 anche lui. Insomma, sono diverse scuole. Ma a te piace l'idea post-side di poter diventare una sorta di grinding station? È il piano più forte che hai contro Miracle. Quindi approvi come concetto in linea di massima. Sì. Cioè, come al solito, la coperta è molto corta. O ti setti contro Miracle per provare a grindarlo, perché cioè, con i vari test hai alcune partite che non puoi mai vincere, hai altre che lo riesci a grindare veramente forte, altre le vinci a strappo. Oppure cerchi di stare meglio dall'altra parte di meta, quindi mettere delle rimozioni per calici, per HBers vari. Qui Rodrigo è stato fortunato perché ci vuole anche quella nei tornei di qualsiasi dimensione a beccare la porzione di metagame che non fosse il Drazi. Cioè lui non ha beccato in 15 turni, cioè scusate, in 15 più 3 nessuno è il Drazi. Perché li stava beccando Claudio? Stavo beccando io. Esatto. Ma io infatti quando, perché durante il GP ci tenevamo un attimo in contatto, insomma, ci scambiavano due parole, mi diceva che ancora non aveva incontrato nessuno Eldrazi, sperava di continuare su sta scia, alla fine
è andata bene. Io credo che comunque abbia fatto una scelta giusta, nel senso che tanto è un matchup talmente brutto che se anche ci fai la side contro rischi comunque di perderci lo stesso. Allora ha detto: guarda, io mi setto per il tier 1 e mi setto per loro e buonanotte. Poi se lo becco, bene, se non lo becco, amen. Cioè, per esempio, io ho una side molto dedicata ad Eldrazi e l'ho beccato e ho perso, ma cioè non ho perso ho perso perché non ho visto chiusura, che poi Marcotti avesse Warping Whale in mano, quello era un altro paio di mani, un altro paio di maniche, chiaramente. No, no, è chiaro che... Intendi dire forse che l'abbia tirato fuori dalle maniche? Guarda che sono gravi illazioni queste. proprio l'ha fatto, guarda, l'ha appena pescato, cioè. No, vabbè, ma a parte quello, credo che comunque il matchup sia veramente brutto lo stesso, anche se tipo vedi Archi Recall o carte di questo genere, comunque tanto loro ti fanno pressione, ti fa tutto quel mazzo contro Hunt, quindi... C'è da dire che comunque le liste che hanno iniziato a girare, per esempio anche quella di Marcotti, è molto meno settata contro combo. Mm. Cioè, stanno gradualmente togliendo... Adesso non tutti, per mia sfortuna, solo alcuni stanno togliendo carte contro combo per mettere carte tipo gitte o altre carte che servono nei matchup d'attrito, cioè per avere quel vantaggio per poter strappare dei trade in combat favorevoli e ribaltare gradualmente la partita, che ci sta onestamente, non la vedo come una bestemmia. Perché tanto, cioè, combo in pochi lo giocano e comunque se incastri due carte stai comunque bene. Cioè, hai un top deck che è fortissimo, che fa anche race, che è Knot, che è una carta veramente broken nel matchup. Certo. Poi un'ultima domanda. Dunque, essendo il primo comunque GP, quali sono state le tue impressioni intese come livello di gioco che si era in sala, comunque in giro, differenze tra magari tra dei one e magari se al dei due hai visto e sei andato in giro, cosa hai visto, ecco, come ti è sembrato? Claudio, ma al dei due lui stava visitando il centro storico. No, era, io l'ho visto in giro qua. Dunque, al dei due io mi sono palesato alle 3 del pomeriggio, perché sono andato a letto alle 5 della mattina, cioè non mi sono svegliato all'una. No, vabbè, comunque... E questo era il mio, cioè ho giocato anche Ghent, però portai Goblin un po' così, champagne, capito? Cioè, insomma, è stata una bella... Bozzo si sta citando piano, tira fuori certe cose. André, no, soldi spesi bene il GP con Goblin. Vabbè, il GP Ghent con Goblin, Terminus appena messo nel meta. Me lo ricordo quel periodo storico, io ho fatto solo draft per 6 mesi. Fantastico. Ma guarda, l'esperienza è stata positiva. Nonostante abbia fatto 4-4 e ho perso, perché, cioè, per esempio, due partite le ho perse perché l'altro mi ha veramente schiacciato in faccia. Perché tipo ho giocato un mirror al secondo turno e ho vinto il dado io avevo la chiusura di secondo, lui ha chiuso di primo, G2 inizio io, lui mulliga 5, io ho chiusura di secondo, chiudo di secondo, cioè inizio io, chiudo di secondo, G3 inizia lui, chiude di secondo, io avrei avuto chiusura di secondo, cioè, capito? Cose che ha vinto perché ha chiuso di primo in G1, quindi è stata un po' una schiappata. Un'altra che ho perso è perché ha top deckato, giocavo contro Sneak e ha top deckato Show and Tell per Griselbrand così dalla cima del mazzo, dopo che ero riuscito a scartargli dei pezzi dalla mano, quindi ho capito. Insomma, cioè, è stato un torneo deciso da situazioni fortuite, ecco. Però comunque è stata una bella esperienza. A livello di gioco, devo dire che i miei avversari sono sempre stati, erano molto preparati, specialmente
beccato uno svedese che ha giocato bene con Infect, anche se l'ho battuto al primo turno. Ho beccato un ceco che è molto, molto bravo. Cioè, la favola degli stranieri preparati ai tornei non è una favola, è vero, perché sono molto precisi come giocano, sanno esattamente dove andare, quindi sono veramente bravi. Nel dei due non ho visto tanto, quel poco che ho visto era comunque giocata, a match giocati bene, quindi diciamo che per quel poco che ho visto, quindi non mi affiderei tanto a considerarlo come un campione statistico, però era comunque giocatori che hanno meritato di fare dei due. Bene, bene. Io non ho altre domande, te hai altre domande? Ma guarda, io ti chiederei, senza aprire, cioè facciamo così, apriamo leggermente il vaso di Pandora sulla questione ban e poi lo chiudiamo subito. Quindi ci stai? Ci sto. Dai, vai. Vado a prendere un martini. No, sì, esatto, Bozzo, perché te inizi a parlare, a raccontarci di quando avevi 12 anni che giocavi Maverick, ma non la finiamo più. No, ma la storia finisce in fondo al mazzo, quindi è già finita. Sì. È terminata. È il capolinea. È il capolinea. Oh, ragazzi, basta queste battute. Vai, fai la domanda. Secondo te, ora, la top di Praga è stata abbastanza equilibrata e sono molto contento che ci siano stati così tanti diversi archetipi rappresentati in top 8. Quella invece del gemello americano è stata dominata ancora una volta da Miracle. Secondo te, ora, è la volta buona o la volta sbagliata che la Wizards decide di rinfrescare l'aria nel Legacy? Oddio, non lo so. Secondo me non cambierà nulla. Non banneranno nulla. Dopo la questione cosa bannare, se bannare appunto qualcosa di Miracle, quella la lascio più a loro che comunque a noi. Secondo me sono stati due GP, però bisogna anche tenere in conto un po' di cose, nel senso che molta gente dice ma io ho vinto con Miracle anche da matchup brutti come il Drazi, eccetera. Ti dico, io quando ho giocato contro i giocatori del Drazi, una o due partite, anzi forse anche di più, le ho vinte perché loro hanno fatto scelte non ottimali. Quindi, cioè, secondo me anche il mazzo che giochi ti porta comunque in un certo senso a pensare, o in un altro mazzo magari ti porta a pensare di meno. E quindi sai, possono essere molte cose. Se proprio dovessero bannare qualcosa in Miracle, per depotenziarlo spero che bannino al massimo Balance, perché comunque è la carta che blocca un po' le ripartenze post termine. Cioè, a quel punto magari, capito, mazzi come Canadian, comunque tempo deck, possono poi dopo il Terminus finire di Bolt, finire con Fulmine appunto, oppure tenendo le carte ancora in mano e rigiocandole fatto il Terminus. Invece con Balance ti fanno Terminus a fine turno, Balance nel mio, e capisci che puoi ripartire con dei drop a 1 o 2, non si fa. Sì, forse Balance, però c'è anche vero, c'è anche la questione K, la questione K che ti permette di, cioè, se tu bani Balance, permetti il rientro nel meta di pochi mazzi, cioè rendi più giocabili mazzi per esempio anche come Lens, che soffre il classico CB top e drop a 2 in cima per la recursion di Punishing. Certo. Diciamo che sarebbe una pezza un pochino così. Miracle si continuerebbe a giocare perché comunque hai accesso alla carta in cima contro combo, quindi puoi fare Brainstorm per forza on top. I Miracoli si continuerebbero a giocare, mentre continuerebbe a essere una chiusura quasi da videogame, se vogliamo.
Non lo so, io ti dico, secondo me è la carta più tagliata, che si può eliminare senza, capito, cioè se togli K Miracle, cioè butti via tutte le altre carte sostanzialmente, quindi... si tornerebbe a giocare un classico controllo old style. Più che altro senza balance nel meta tornerebbero anche bei mazzi vecchi tipo Canadian, tipo Esper Blade, diventerebbe divertente andare al torneo perché quelli sono tutti mazzi che muoiono da counterbalance in G1. Se tu bannassi counterbalance quei mazzi lì tornerebbero ampiamente giocabili. Quindi adesso cerchiamo di ascoltare. Ascoltiamo il parere di un giocatore di midrange o comunque di agro come Andrea. Secondo te balance sarebbe un ban più con indirizzo di salvaguardare il formato senza stravolgerlo, che permetterebbe il rientro rispetto al ban di K? Cioè tutto agli balance, però continua ad avere terminus nel formato. Sì, sono d'accordo, anche perché ormai dopo la stampa di Nemesi, Mentore, tutte queste carte qui, io penso che K più terminus, non dico che sia necessario che ci siano, però credo che sia quantomeno sano al punto in cui siamo arrivati, perché sono state stampate delle carte, guarda anche il Drazi eccetera, con un power level esagerato a livello di creature. Però togliere la counterbalance farebbe, come ho detto prima, tornare alcuni mazzi come Canadian eccetera, che sono molto belli, rendono il formato più sano e sono anche mazzi competitivi per chi li ha giocati e lo sa. Alcuni dicono, ok, ma banando balance a quel punto Nausea diventerebbe tier 0. Io non sono molto d'accordo, anzitutto perché comunque di per sé K è fastidiosa per Storm per il semplice fatto che uno abbia la possibilità di lasciarsi il counter in cima eccetera eccetera, e poi a prescindere da quello tutti gli altri mazzi diversi da Miracle sono anni che giocano contro Storm utilizzando canoniste, scartini, altri tipi di carte, e ci riescono tranquillamente a vincere anche senza avere per forza la counterbalance. E poi ricordiamo che bannando la balance comunque tornerebbero nel meta, oltre ai mazzi che ho citato prima, anche altri mazzi come Patriot eccetera eccetera. Quindi parliamo anche di mazzi magari con sia pali che scartini che counter, o sia counter che scartini, eccetera, eccetera. Quindi non è detto che necessariamente poi siano dei matchup favorevoli per Storm. Quindi io, tutto sommato, sono a favore di questo ban di balance. Per il terminus e per la K forse sarebbe stato proficuo anni fa, ormai è troppo tardi. Interessante, onestamente pensavo che tu avessi una visione un pochino più radicale, cioè, banniamo K. No. Invece, sì, personalmente credo che K andrebbe bannata, però siccome uno dei mazzi che mi piace di più giocare è anche Pittore, Pittore sarebbe da prendere, da buttare via, hai altri mazzi non blue based che dovrebbero lasciare verde necessariamente per giocare Sylvan Library, che comunque non è la stessa manipolazione di K. Il discorso sarebbe una perdita molto consistente per me, anche per tutti i mazzi che vogliono un controllo del top deck non blu. Ti dico, quello a me dispiacerebbe molto. Io credo che la forza di Miracle stia nel fatto che giochi a praticamente 12 cantrip, e non a caso l'altro tier del formato, che è Grixis, gioca a 12 cantrip, cioè è la consistenza del mazzo che lo fa diventare forte, perché se tu vai al top deck prima di me è chiaro che vai a perdere probabilmente prima di me. E quindi è lì la questione. Poi c'è gente che dice, ah, ma K fa perdere tempo di qua di là. No, quello io credo che siano anche con me, io credo siano cose inutili da dire, cioè se uno vedi che fa slow play alzi il braccino, chiami il judge e ti dico, a me non è mai capitato né che mi chiamassero il judge contro perché facevo slow play, né per io che ho chiamato il judge perché l'altro con Miracoli giocava K e giocava lento, capito? Quindi Non credo che sussista sta cosa. Però adesso vedremo cosa sceglierà Wizard, e siamo nelle sue mani.
Parlando di Miracle, che tanto Miracle è l'oggetto di conversazione che è di più sulle bocche di tutti i giocatori di Legacy, più o meno da sempre, cosa ne pensi? Cioè, come vedi Predict? Predict è entrata in Miracle un po' di... un po', non so, dalla porta di servizio, mentre adesso si sta pian pianino affermando come una carta... forse la carta del momento, se vogliamo. Guarda, io... guarda Miracle. C'è stato Thomas Vicek, che è un altro giocatore di, insomma, molto conosciuto in giro, di appunto... tra l'altro ha fatto anche top, credo, top 64, vabbè. Comunque, anche lui mi ha chiesto, mi ha fatto più o meno la stessa domanda. Io, se al massimo ne giocherei uno, perché comunque non mi piace fare cantrip che prendono altri cantrip. Perché poi rallenti troppo, troppo il mazzo. E, cioè, l'ha messa per fare vantaggio carte... e, capito, contro magari Charles e quei matchup d'attrito, oppure anche nel mirror, però rischi veramente di fare, di diventare troppo lento e macchinoso. Però una carta che è necessaria secondo te nelle build di adesso? Cioè, no, per com'è il meta? No, secondo me no, cioè ci puoi giocarlo come non giocarlo, lì secondo me sta ancora a preferenza del giocatore, non è quella carta come Terminus o Balance o K che devi giocare sempre comunque. Perché per esempio ho sotto la lista di Tolans e lui gioca due Predict e la notizia forse sono le tre Counterbalance, cioè lui immagino, e non c'è la quarta per completare il playset di side. Immagino che il ragionamento sia stato: non voglio una carta che è ridondante. Io giocavo tre counterbalance al GP anch'io. Ah, sì. Sì, anche a Lille ne giocavi tre? Ne giocavo quattro a Lille, ne ho giocate tre. Vedi, è per quello che hai perso del Draghi. Ne ho giocate tre proprio perché se ti aspetti comunque un meta vario, balance non è il massimo, perché comunque rischi di trovare mazzi come il Drazi, come Charles, dove magari preferisci una counterspell piuttosto che una balance. Capito. È più una meta call. Vabbè, chiudiamo con una domandina per quanto riguarda anche i prossimi tornei che abbiamo in programma di fare. Questa non te l'avevo, detta prima di iniziare la cosa. Ecco, cosa avete in calendario? Ma io cercherò di fare tutti i big event che riesco a fare. Penso ci adesso sia il Four Season ancora ad agosto, che sì, è il 28 agosto, il Tarmogeddon, che sarà, credo, non so, ancora a Padova, e poi non lo so, non me li sono segnati sul calendario, però in sostanza quelli che riesco a partecipare vado, insomma. Tu Andre, invece, che sei un pochino più... da giocatore un pochino saltuario, se vogliamo. Io... come al solito andrò alla giornata, cercherò di capire compatibilmente con i miei impegni extra Magic quando sarà possibile giocare e cercherò di fare dei bei tornei. Sicuramente proverò ad esserci il 16 e 17 di luglio qui a Milano all'IMT Invitational, a cui sono qualificato, e proverò forse ad andare al GP Modern che ci sarà a fine agosto per rimborsarmi un po' del fatto di aver avuto impegni lavorativi che mi abbiano tenuto lontano dal GP Legacy. Questi sono poi i miei programmi a breve termine. Uno spoiler su che cosa giocherai all'IML Invitational? IML, bravo. Non ho idea, perché veramente tanto che non gioco, per cui Modern penso che mi farò consigliare magari dagli amici che lo giocano più assiduamente, come Tommaso Passalacqua o Nicolò Tassotti. Per il Legacy stavo immaginando di dare una chance a Grixis, potrebbe essere una cosa Grixis divertente. Control, però. Grixis, quello che mi ha passato la lista a Bonanni. Giocatore fa.
Sì, versione contro, versione contro. Cioè, quel Grixis lì è tipo una leggenda metropolitana qui a Bologna che viene giocato ogni tanto. Ma se ci fai caso, ha fatto top al GP Columbus con cosa? Con, come si chiama? Jerry Thompson. Eccolo qua. Sedicesimo. Sicuramente è un archetipo che è bello esplorare, sì. Può essere interessante. Ho voglia di giocare qualcosa di nuovo. Poi c'è Painful Truths, che è una carta che io adoro, per cui potrebbe essere la scelta, anche perché non mi va di essere troppo prevedibile, portare uno dei soliti mazzi che ho giocato in questi anni. Vorrei anch'io divertirmi a partire ogni tanto con gli avversari che non sanno le carte qui in mano. Beh, allora, Anne, ti posso dire che quando all'Ovino passato mi hai prestato quel mazzo là, famosissimo, e quando facevo Lotus Comer di secondo, gli altri impazzivano. Quel mazzo lì era un capolavoro. La notte prima assemblato con carte a caso a casa e con dentro carte fortissime tipo Fiery Justice, Lotus Cobra. Io ti vedevo già in top 8, purtroppo è andata male, ma se davamo 15 contro Affinity. E infatti ho beccato Affinity al primo turno, questo qua probabilmente si è andato a suicidarsi in una foto. Perché la notte non sapevo cosa metterti di side, erano tipo le 5, ho detto va bene, vaffanculo, gli metto 15 carte contro Affinity e andiamo a dormire. Fantastico. Non guastava. Va bene, possiamo chiudere, direi. Per questa chiacchierata, se volete incontrarci, io farò anch'io come Claudio, seguirò il Big Event Legacy. Se volete venire a salutarci, a bere qualcosa assieme, siamo a quei tornei lì. Grazie per averci ascoltati e buona giornata e buona continuazione sulle pagine di MTGQ. Ciao a tutti, ci vediamo sul dondolo di Uguzzone.